Dio ha tanto amato il mondo. E questa è una parola che siamo chiamati ad ascoltare con grande attenzione, perché non soltanto ci parla dell'amore che Dio ha per noi. Dio ha tanto amato il mondo, ma ci parla anche di un amore nel quale tutti noi non possiamo che essere profondamente coinvolti. Se Dio lo abbiamo incontrato, se Dio lo abbiamo conosciuto, se l'amore di Dio è diventato il cuore della nostra vita, allora questa parola, Dio ha tanto amato il mondo, ci coinvolge profondamente. Perché quello stesso amore con cui Dio ha amato e ama il mondo non può che essere anche il nostro amore per questo nostro mondo. Se Dio ha tanto amato il mondo, anche noi siamo chiamati ad amare tanto il mondo. Se Dio ha avuto un amore straordinario per questo mondo, per salvare il mondo, anche noi che lo abbiamo conosciuto e l'abbiamo incontrato, non possiamo che coltivare nel cuore questo stesso amore. Ma in che cosa consiste l'amore di Dio per il mondo? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. L'amore di Dio per il mondo è una parola, Gesù. Dio ha tanto amato il mondo dando Gesù a questo mondo, dando Gesù a noi. Se ci lasciamo davvero coinvolgere in questo amore che Dio ha per il mondo, allora anche noi non possiamo fare a meno di dargli Gesù, di dare Gesù a questo mondo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Noi partecipiamo di questo amore di Dio donando al mondo il figlio, Gesù. Partecipare alla messa, nutrirci del corpo e del sangue del Signore. Quale esito può avere se non questo? Entrare così in comunione con il Signore da partecipare del suo amore e partecipare del suo amore provando nel cuore un'esigenza, una necessità, una passione, quella di dare Gesù al mondo. Chiediamo la grazia che anche questa messa, la messa di questa mattina, la comunione che faremo, ci introduca nell'amore che Dio ha per il mondo e di conseguenza generi in noi un grande desiderio, donare a tutti Gesù, amare così tanto il mondo da volerlo salvare dandogli Gesù. Amare così tanto ogni nostro fratello, ogni nostra sorella, da volergli donare Gesù. Avere così a cuore le sorti di questo mondo, di ogni nostro fratello e di ogni nostra sorella, di volergli dare colui che è l'unico vero bene, l'unica vera salvezza, Gesù. Proveremo la gioia straordinaria di condividere i battiti del cuore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Possa essere così anche per ciascuno di noi. Oggi, in questa messa, radunati in preghiera davanti al Signore, vogliamo ricordare la mamma di Don Claudio,
nel secondo anniversario della sua nascita al cielo. Anche questa preghiera è un modo per manifestargli in modo concreto, bello, la nostra vicinanza, il nostro affetto, la nostra gratitudine.